Quindi, ladies and gentlemen, la trasformazione è conclusa. Ed ecco a voi le Trial BCR Crew Edition. Ed eccoci qua, l'ultimo episodio del Trial Restyling. Lo chiudiamo in questa maniera. Qua abbiamo le nuove grafiche. Però senza troppe parole, come tutti gli youtuber che non ve le svelano, noi ve le facciamo vedere così. Eccole qua. Sia le mie che quelle di Giacomo. Sono tutte qua. Nostra produzione, personalizzate da noi e stampate da noi. Adesso iniziamo a montarle e vi facciamo vedere il risultato finale. Ecco qua un pezzo. Basta parole, dai, montiamolo. Con un materiale così è impossibile sbagliare il montaggio. Ovviamente nella nostra azienda usiamo solo materiale antibolle, materiale testato in MXGP, quindi top brand. E dopo mesi e mesi di lavoro siamo arrivati al momento più atteso. Le nostre moto sono ufficialmente pronte. Quindi, ladies and gentlemen, la trasformazione è conclusa. Ed ecco a voi le Trial BCR Crew Edition. Ma vi ricordate com'erano all'inizio quando le abbiamo prese? Vecchie, graffiate, tutte originali. Non c'è paragone, sono diventate irriconoscibili. Una trasformazione pazzesca, contentissimi anche noi del risultato. Ovviamente per chi non l'avesse capito, la mia di Lorenzo è quella rosa e blu, la Big Bubble Edition, mentre quella di Giacomo siamo rimasti su dei colori factory, dei colori originali, quindi blu e rosso per lui. Fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita, quale vi piace di più. A noi personalmente piacciono molto entrambi, questa è un po' più particolare, un po' più unica nel suo genere, mentre questa è un po' più classica, però la sua figura factory la fa sempre, insomma. Quindi nei commenti dici la tua moto preferita fra questi due, quale vorresti nel tuo garage? Adesso però sta già iniziando a piovere, quindi la terra si sta bagnando bella viscida. Abbiamo la gomma nuova apposta, trazione super con la pressione bassa, andiamo a sgonfiarla. E quindi nulla, le moto sono finite e noi siamo pronti per provarle, testarle nel bosco. Quindi da ora in poi i prossimi video saranno on board, super vlog in arrivo per tutti voi. Ringraziamo quindi tutti i partner che hanno permesso questa trasformazione incredibile di queste moto. Andiamo ad elencarne alcuni, abbiamo montato freni, ovvero dischi e pastiglie New Fren e anche la frizione New Fren ovviamente, manubri CMV con la piega che più ci piaceva e addirittura personalizzati con il suo paracolpi, S3 Parts ci ha fornito diversi accessori come le pedane, le manopole, le leve, i tappi alle manopole e qualcos'altro ancora. Abbiamo montato i tubi in silicone TBF Performance che già avevamo anche sull'enduro, pneumatici presi da Riga Gomme Super, questi sono dei modelli come vi abbiamo già mostrato X11 Michelin,
Poi abbiamo Boys of Road, che comunque ci sostiene sempre con l'aiuto nella ricerca di pezzi beta per queste moto. E infine la nostra azienda, Cecchi Graphic Design, per la trasformazione completa di tutta la livrea di queste due moto. Dai Lorenzo, ormai è tardi, sta piovendo, quindi vestiamoci, voglio andare a fare un po' di rodaggio. Vi faccio rivedere nuovamente, anche se già li avete visti, gli stivali che abbiamo scelto, modello forma boots, modello boulder, ovviamente stivali da trial, anche questo con colori molto sgargianti, quindi spettacolo, non vedo l'ora di testarli. Detto questo, il video finisce qua, mi raccomando come sempre mettete like, commentate e iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti. Ciao ragazzi!